Pier Giorgio Di Freddi, logico, matematico, saggista. Ah, quanti video che ho dedicato a Pier Giorgio Di Freddi già 15 o 20 anni fa, quando era ancora in vita il grande filosofo italiano Emanuele Severino, perché io li ho fatti dialogare nei miei video, li ho fatti dialogare, logico, matematico, saggista, per Giorgio Di Freddi e il filosofo Emanuele Severino, che però è scomparso qualche anno fa. E che succede? Perché torno a parlare di Pier Giorgio Di Freddi? Perché io Serafino Massoni, che sono questo signore qua, sono nato nel 1940, invece Pier Giorgio Di Freddi è nato nel 1950, cioè a 10 anni meno di me. Pier Giorgio Di Freddi, per cui sulla base della logica e della matematica, Pier Giorgio Di Freddi dovrebbe morire 10 anni dopo di me, perché è nato 10 anni dopo di me, va bene? La matematica non è un'opinione. Allora, che è successo? Che stamattina, come tutte le mattine, io alle ore 6 del mattino, sto al bar dei cinesi. Al bar dei cinesi di Volta Mantovana, un bar centralissimo in mano ai cinesi, con questo mio PC, che veramente sarebbe un Mac, e sto al bar dei cinesi per circa 3 orette, lavoro con internet del bar dei cinesi. D'inverno c'è il riscaldamento, d'estate c'è il raffreddamento, e io sto lì 2 o 3 orette tutte le mattine, e mi si avvicina un caro amico, un voltese, io non faccio il nome di questo caro amico, non faccio il cognome, posso fare solo il nome per correttezza, si chiama Doriano, e mi dice: lo conosci il nuovo libro? Lo conosci il nuovo libro di Pier Giorgio Di Freddi? Io dico no, no. E lui mi dice: guarda che Pier Giorgio Di Freddi ha scritto un nuovo libro che è intitolato Sorella Scimmia, Fratello Verme. E mi dice che lui l'ha già comprato tramite Amazon. E con Amazon lo so che tanti ce l'hanno a morte con Amazon, però è una comodità Amazon, perché tu da casa tua, online, ordini il libro e ti arriva il libro, ti arriva a casa tua, non ti devi spostare. Vabbè, per cui farò anch'io così, senza prendere la macchina, andare direttamente in libreria, il traffico e via di seguito. Ordinerò anch'io il nuovo libro di Pier Giorgio Di Freddi, Sorella Scimmia e Fratello Verme. E ci sono tante cose che mi avvicinano a Pier Giorgio Di Freddi. Una cosa ci separava una volta Pier Giorgio Di Freddi ed io, Serafino Massoni, eravamo separati dal concetto dell'universo, perché Pier Giorgio Di Freddi sosteneva che probabilmente l'universo è finito. Io invece ho sempre, sempre sostenuto che l'universo è infinito. Poi col passare del tempo si vede che Pier Giorgio Di Freddi, guardando i miei video, e si è convertito pure lui, mi pare ultimamente, all'idea che l'universo sia infinito ed eterno. Beh, io sentite, nel riassunto di questo video, io vi metto il link che vi porta sull'ultimo libro di Pier Giorgio Di Freddi, Sorella Scimmia, Fratello Verme. Qua vi dico chiaramente che pure io, tramite Amazon adesso ordino questo libro. Bah, su queste questioni io avrei già letto nel passato le opere di Desmond Morris. Una opera di Desmond Morris è La scimmia nuda, ma soprattutto ho approfondito la questione degli animali e, leggendo le opere di Conrad
Konrad Lorenz, Konrad Lorenz, L'anello di Re Salomone, ma soprattutto il librone, un librone così intitolato L'altra faccia dello specchio. L'altra faccia dello specchio di Konrad Lorenz, è un etologo e fondatore anche della etologia, ma credo che quest'opera di Pier Giorgio Di Freddi vada al di là della etologia, va bene che ci siano dei rapporti magari con la filosofia e anche con la matematica. Beh, Pier Giorgio Di Freddi ci fa questa sorpresa, ha pubblicato questa sua ultima opera, Sorella Scimmia e Fratello Verme, aperta la parentesi, la locuzione Fratello Verme mi rinvia al filosofo Plotino, capito Pier Giorgio Di Freddi, mi rinvia al filosofo Plotino, il quale diceva che noi umani siamo delle absit iniuria verbis, noi umani siamo delle latrine ambulanti. Beh, chiusa la parentesi, detto questo, ho parlato sì di questo, cioè ho dato la notizia di questo libro, nuovo libro di Pier Giorgio Di Freddi, ma io pure c'ho una sorpresa per voi, perché questa mia opera è apparsa a Londra, è in vendita in tutto il mondo, questa mia opera è un romanzo storico, ed è anche un thriller, è ambientato nella Germania del Terzo Reich, nel mondo dei pittori ebrei, pittori però che avevano la caratteristica di essere dei falsari, facevano delle opere d'arte, copiandole, e il loro motto era ricreare il creato, creare il non creato per rendere il mondo più bello. È un thriller, guardate qua che roba, è un thriller, sapete? È venduto in tutto il mondo, sapete? È venduto anche a modico prezzo, in tutto il mondo, capito? Pier Giorgio Di Freddi? C'ho anch'io la mia sorpresa, È venduto in tutto il mondo, capito? Perché l'ho scritto direttamente in lingua inglese, Vedete qual è la casa editrice? Ah, guardate che è venduto in tutto il mondo, e non solo nei paesi anglofoni, ma anche in altri paesi. Pensate che è venduto anche in Italia, anche se in Italia non si parla la lingua inglese, pensate, anche su Amazon. Beh, insomma, questa è la sorpresa. Bene, cari amici, qua mi fermo e il video nasce dal fatto che questa mattina al bar dei cinesi questo mio caro amico di nome Dorian Gray, ritratto di Dorian Gray, Doriano, che tra l'altro ama tanto la filosofia, benché sia un pregiato artigiano del ferro, cioè un fabbro, però ama la filosofia, conosce benissimo Nietzsche, e questo video nasce dal fatto che questo caro amico di nome Doriano mi ha detto, ma lo sai che, cioè, lo conosci l'ultimo libro di Pier Giorgio Di Freddi? Io ho detto no, però adesso lo conosco, ne sto parlando, e su Amazon lo ordino subito, capito? Pier Giorgio Di Freddi lo ordino subito. E questa è la mia sorpresa, eccola qua la mia sorpresina. E quest'opera sta in tutto il mondo, per cui io a 81 anni, quasi 82, perché nel febbraio del 2022 faccio 82 anni, e nel 2022 Pier Giorgio Di Freddi ne farà 72 di anni, io 82 e lui 72. Beh, ho dovuto aspettare di avere 81 anni, quasi 82, per vedere una mia opera pubblicata in lingua inglese, quindi venduta in tutto il mondo. Va bene, meglio tardi che mai. Ok, cari amici, ok, a tutti
Tanti cari saluti da Serafino Massoni e dalla stirpe del serpente.